guarda quanto è bello sto Neymar. Sono una tipologia di skiller che... però sì. Io... Sì, Marone come su sprint, Marone, ma chi sì. Chissà... come... Eccolo qui. Agili, Madonna, che spettacolo. Sì, è nata cosa, è nata cosa, è nata cosa. Guarda qua. Voi direte sì, ma pure l'altro Neymar lo fa, ma questo lo fa molto di più e poi tira delle catosette, mica male. Si sente un bel upgrade a questo Neymar. Non siete nella live di Danny, signori? Numero, chiuro e coscio. Tunnel epico. No, non no. Ma che sprint boost! Però qui deludente un po' il tiro ad incrociare. Non ti devi allargare, Neymar. Ok, poi ovviamente capite. Capite che si fa anche. Dato che ribadisco. Però guardate com'è. Guardate com'è. È proprio sgusciante. Nello stretto è fulminio. Mabito, magarba pure. Grazie per i bits, cago di Gio. Come sta Paki? Che catosetta che ha tirato qui? Non so se Neymar base faceva partire questo Kinder Bueno all'incrocio. Si chiama Boogie Down quella carta lì. Sprint boost. Ma buttaglielo fuori. Un po' di tutela. Questo Neymar è esattamente come me lo immaginavo. Che voi ci crediate o no? Pari pari a come me lo immaginavo. Pari pari. Eccolo qui, Neymar, lei ha la chance per dimostrarci di essere un giocatore che va bene anche a campo aperto. Attenzione, Neymar sembra Mbappé. Ancora Neymar, tira dritto dritto, si accentra. I numeri di Neymar. Ancora Neymar, manda al bar l'avversario. Qui, numero. L'elastico, tira una seggiata, ma lo mura quel cane di pecora di Kimpembe. E la butta all'incrocio, Dennis, tu Neymar. A te piacerebbe non poco. Quindi, no. Anyway, vira stu Neymar. Penalty. Sì, eccolo qui. Ok. Questo è, secondo me, il classico giocatore per tira dritto per dritto. Il classico giocatore da sprint boostarsi, ecco qui sulla fascia per tirare dritto per dritto, poi se arriva qui, insomma, per fargli fare il compitino, un po' se vogliamo come si faceva anche già l'anno scorso. Provaci! Bravo, bel tiro qui. Ha finalizzato non male, come guardate che sorriso, sbarazzino. Gosens non costa niente, ve lo potete sbloccare. Vedi, per tirare dritto per dritto è top questo. Bravo. Kulusevski si sprint boosta, vede il compagno in mezzo, gliela passa e tira una seggiata. Occhio. Brava, mamma mia, sto che sia incredibile. Sto che sì, è ovunque. Guardate questo, come spigne. Ma anche Kulusevski, a me non dispiace. Allora, in un primo momento sbagliavo ad usarlo perché cercavo di muovermi nello stretto, ma guardate la fluidità nei movimenti di quel Kulusevski. Quest'anno, vuoi o non vuoi? Ma prova a trapur una lasca. Ma no! Quindi, recap di questo big boy Neymar in versione if Neymar da Silva Santos. Ok? Junior. Non siamo ai livelli dei Donascimento, però devo dire che
che i Da Silva manco scherzano. Quindi, complimenti ai genitori di Neymar, però potevate fare un po' di meglio. La prossima volta buttate cioè in tenuto nascimento, ok? Anyway, come si comporta in game? Ringraziamo ovviamente Junkia, Scuola Foot Universe, per avercelo comprato, per avercelo fatto testare in anteprima assoluto. Allora, le stats parlano da sole. Non c'è bisogno che stia io qui a sottolineare le stats eccellenti di Neymar. Come si comporta in game? Premetto che ho provato, ho venduto e comprato 2-3 volte Neymar base, lo conosco bene. Voglio fare un'altra premessa importantissima. Vi dico subito che la differenza con la carta base c'è sotto alcuni aspetti che andremo a vedere adesso, ma è poca. Quindi se voi vi aspettate di comprare sto Neymar per ritrovarvi una sorta di TOTS rispetto al base, no, è il base con qualcosina in più. Cosa è quel qualcosina? Punto primo, l'agilità nello stretto. Avete, Guarino, salve, avete mai notato che Neymar base nello stretto, soprattutto quando ci sono quei gameplay un pochettino più lenti, sembra avere delay, no? Quando vi muovete, dici, ma com'è possibile? Tenga Neymar, c'ha 99, quanto caspita c'ha? C'ha 97 d'agilità, grazie mille tifo 97, la sapevo proprio, secondo me sei bentornato. Stu Crustione tenne 97 di agilità, io faccio pom pom calevette e non si gira, ma è mai capitato? Oh, capita spesso con Neymar base, con questo capita molto meno, ossia nello stretto c'è una maggiore reattività che vi permette di essere quasi fulminei, come succede con un Mbappé e tanti altri giocatori che si muovono in maniera incredibilmente fast nello stretto. Punto primo. Punto secondo, veramente notevole, è lo sprint boost dopo una skill, dopo uno scoop turn, dopo L1 più corsa. Questo ha uno sprint boost molto simile a Mbappé, proprio bruciante. Poi vabbè, a campo aperto se vi affiancano ve la levano, però si sente quel qualcosina in più. E infine, terza cosa che ha in più rispetto al base in game, io non sto a parlare delle stats in game, è il tiro. Il tiro, delle volte partono delle belle seggiatine, non delle seggiate ma delle seggiatine, perché comunque ha sempre 82 di potenza tiro, 85, diciamo che le stats di tiro non sono eccezionali. Però mentre il base finalizza, ma a volte è totalmente fraceto quando calcia, questo a memoria, in queste partite che ho fatto non mi ricordo tiri scandalosamente brutti, anzi. Quindi ha ricevuto dei piccoli upgrade in tante cose chiave, piccoli che sommati alle sue già ottime stats base fanno sì che ne esca fuori un giocatore top. Quindi a questo Neymar, per ovvi motivi, gli diamo un 9,5, perché può fare l'attaccante in 1 attacca 2, può fare l'attaccante singolo, può fare come la carta base d'altra parte, l'esterno, può fare il CS, cioè di tutti i ruoli dal COC in su. Stile intesa gli abbiamo messo cacciatore, perché gli boostiamo al massimo il tiro e o comunque la velocità, che male non fa. Conviene? Assolutamente no, a meno che non avete crediti da buttare. Se avete crediti, allora sì, questo nel competitive può fare la differenza, perché lì si parla di micro movimenti nello stretto, basta che uno va un pelo più a vuoto, e quindi ai pro player lo straconsiglio, perché si sente tanto nello stretto la differenza. Chi gioca più for fun rischia di ritrovarsi un Neymar che gli sembra quasi uguale, se non un po' più frizzante in alcune cose, però che ha pagato 2 milioni, oppure che scende, ci perde soldi. Quindi aspettate un attimo, vedete come si assesta il prezzo, però al momento è un giocatore top, ma su cui io non spenderei crediti, a meno che non si parla di player competitivi con milioni da spendere. Parliamo di Kulusevski. Kulusevski, in un primo momento mi ha
triggerato. Ah, ovviamente l'abbiamo utilizzato. ES Mancino. Grazie mille, Giuseppe, per la sub col Prime, ottavo mese per Giuseppe. Bentornato. Come sta, Giuseppe? In un primo momento l'abbiamo utilizzato in una maniera un po' più tecnica, no? Come si utilizzano i vari esterni, maxi man, eccetera. Quindi cercavo molto la giocata nello stretto, eccetera, eccetera. Ho capito dopo che con questo meglio evitare quel tipo di gioco. Nonostante abbia 85 di agilità, è comunque 1,86 m. È un body type imponente, quindi come va usato questo giocatore? Sprint boost dritto per dritto, va usato alla Williams. C'ha 81 di forza, quindi è un bel treno, prende velocità, tanta velocità, si allunga la palla, quindi si allunga la palla nel senso positivo quando va veloce sulla fascia, quindi è un giocatore che lascia sul posto i terzini se vi sprint boostate correttamente. Motore a questo gli do come esterno e per me non può fare altri ruoli. Gli do 8 perché degli esterni della Serie A, mo che ci penso un attimo, è quello che mi piace di più. Quindi un bell'8 se lo merita tutto. Vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere nei commenti qual è il giocatore di cui volete vedere su cui volete vedere il prossimo video. Alla prossima.